Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che abbiamo già affrontato la sua visione, Alessandro Di Battista. Allora, in quella carrellata lì di gaff o scenita a Bari, per me manca la peggiore in assoluto. Oggi il sottosegretario ai beni culturali Vittorio Sgarbi è ufficialmente indagato, dopo un'inchiesta eccellente del Fatto Quotidiano e di Report, per autoriciclaggio nell'ambito di un'inchiesta per furto di un'opera d'arte. Vittorio Sgarbi. Se lui dice che non è vero. Vittorio Sgarbi attualmente ha le deleghe alla tutela della sicurezza del patrimonio artistico. Questa è una roba veramente che ci ridono dietro tutto il mondo. Cioè, colui che è responsabile del patrimonio artistico è indagato nell'ambito di un'inchiesta di un capolavoro artistico. È la più clamorosa in assoluto. Per me, ripeto, per me e per la Costituzione, ogni cittadino è innocente fino a sentenza passata. Sì, lui sostiene che ma è stata rubata la copia del suo quadro. Ma è accettabile per opportunità politica mantenere al suo posto un sottosegretario a beni culturali indagato per una vicenda del genere? Oltretutto, il servizio di Report e una serie di questioni uscite fuori sono vergognose.